Sapevi che il Ponte Vecchio fu il primo ponte ad essere costruito a Firenze e quindi il più antico della città, costruito in legname prima del 1000 in epoca romana, dove l'alveo dell'Arno era più stretto. Successivamente venne edificato in muratura e distrutto più volte, sia nelle varie alluvioni che incendi. Famosa è quella del 1333, che distrusse anche tutti gli altri ponti cittadini. Fu ricostruito nel 1345 su tre archi, con l'attuale architettura sotto la direzione di Taddeo Gaddi, discepolo di Giotto, secondo la Vasari, o Neri di Fioravante, in virtù del fatto che in quegli anni era capomastro della signoria in maniera molto più solida e con campate più larghe, tali da consentire il passaggio di una grande quantità di acqua per sopportare le piene dell'Arno. Agli angoli del ponte vi erano quattro torri, da cui partivano dei portici con coperti e merlati che si interrompevano al centro, poi chiusi per ricavare le casette e botteghe che lo resero famoso, costruite ai bordi proprio della carreggiata, come se si trattasse del proseguimento della strada.